Non era facile perché la Marichianese è venuta qua con tutti i suoi limiti, le assenze, le squalifiche a provare a metterti in difficoltà, bravi a sbloccarla subito, a raddoppiare e a controllare la gara tranquillamente nella difesa. Sì, avevamo preparato in questo modo perché sapevamo che era una squadra che fa della sua forza l'aggressività, soprattutto nei primi 25-30 minuti, è una squadra che ha sempre dimostrato di andare o in vantaggio o di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Quindi il nostro approccio è stato importante, abbiamo trovato subito il gol con Scibilia, poi subito abbiamo raddoppiato con Ciorti, quindi la partita l'abbiamo sistemata il primo tempo e posso dire che poi il secondo tempo c'è stata più che altro una gestione della gara. Città di Nocera capolista per 24 ore, un po' di pressione addosso al Sant'Agnello, la tocca a loro. Il Sant'Agnello è una squadra che è abituata a stare lì su, ai giocatori adatti per vincere il campionato. Noi guardiamo a noi nel nostro interno, dobbiamo continuare per noi stessi, per la società, per i tifosi che vengono ogni domenica a sostenerci. Poi quando sarà, se avremo la possibilità, la decima giornata di superarli, di mantenere sempre questa distanza, io adesso ci metterei la firma ad incontrarli con due punti di distacco. Però noi, ripeto, guardiamo a noi perché siamo consapevoli della nostra forza, del nostro lavoro. Niente, adesso la nostra testa è mercoledì, perché mercoledì ci giochiamo una fetta importante della stagione, perché è una finale. Vogliamo vincere perché noi dobbiamo vincere sempre. Che partita sarà secondo te? Che si sa che aspettate? Se avete già iniziato a studiare l'avversario, se fanno giochi si gioca di nuovo? La Sessana verrà agguerrita. Innanzitutto si gioca una finale di Coppa Italia, poi gioco contro la Nocerina, lascio immaginare che con quale forza, con quale spirito agonistico verranno ad Avellino a giocare contro di noi. So che la città è in festa mercoledì, quindi ci avranno un entusiasmo alle stelle, ma noi siamo consapevoli della nostra forza, ci giochiamo la partita per vincere perché non abbiamo alternative, ecco. Considerando che il Sorrento non perde mai, noi ci dobbiamo giocare tutte le carte, tutte le strade che possono portare la voglia alla promozione. Da un punto di vista personale, campionato da provinciale fino a questo momento, all'inizio dicessi torno e non voglio fare brutte figure, sempre sopra la media, probabilmente il miglior difensore di questo torneo. Vabbè, sono contento delle mie prestazioni, ma come il resto... No, vabbè, al di là di questo è importante che vinciamo, le mie prestazioni poi vengono esaltate dalla squadra, ecco. Anche con Dante fai una delle coppie difensive meno uguali del campionato, Ah, noi ripeto, anche Emilio Criscuola è un ottimo giocatore, siamo tre difensori all'altezza della situazione, quindi quando manco io manca Davide, c'è Emilio che è allo stesso livello, ecco. La difesa dei punti forse questa città della cena, siamo. Sì, ma la difesa, quando si parla di difesa, io ritengo tutto l'11 che scende in campo, ci difendiamo bene tutti e 11, quindi il merito è di tutti. Ecco.